Buongiorno amici di YouTube e benvenuti nel mio canale LoloTube75. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e mettete un bel like che mi aiuta a far crescere il mio canale. Oggi volevo parlarvi del mio sport, l'handbike. Sono due tipi di handbike, quella sdraiata come questa, e poi quella seduta che voi conoscete, corre a ristorante, anzi facciamo quello un po' che sia meglio che questo possibile per tornare a correre con l'altro. Adesso vi spiegherò in breve come funziona l'handbike. Non vi parlerò della mia carriera agonistica, ma oggi volevo proprio spiegare come è fatto il mezzo handbike. Questa handbike, la posizione sdraiata, che si usa soprattutto per le patologie di paraplegia, dove gli arti inferiori non funzionano e quindi tutta la spinta viene fatta soltanto dalle braccia, con queste pedivelle che vedete. Qui vi faccio qualche ripresa più specifica dei particolari. Ecco ragazzi, adesso vi mostro in specifico il meccanismo della spinta dell'handbike. Come vedete, qui c'è la corona, che in questo caso è composta da due corone, una da 50 e una da 34. Ma questo dipende dalla potenza ogni handbiker vuole usare. Chi ha più forza mette una corona più grande, chi invece pedala più in agilità mette una corona più piccola, e dipende tutto da come si è abituati a spingere e dalla forza che ognuno ha. In base ai rapporti si cerca di trovare la miglior spinta tra potenza e agilità. Ecco, qui ci sono le pedivelle, vedete ragazzi, qui c'è la manopola dove si mette la mano in questa maniera. In questo caso io ho il cambio elettronico, qui si sale le marce, qui si scende. Per sterzare si fa così, si inclina un po' il manubrio da una parte all'altra, la spinta viene fatta in avanti, così. Al momento non riesco a farvela perché c'è la forma impossibile muovere la ruota. Questo è il cambio, nella ruota ci sono i pignoni, è il stesso cambio che si usa nelle biciclette da corsa o mountain bike, solo montato alla rovescia. Le gambe si poggiano qui davanti, nel mio caso ci sono diverse patologie, diverse categorie dove chi ha più muscolatura usa la bici rialzata, e come nel mio caso non ha nessun tipo di addominale o di muscoli bassi, si usa soltanto la parte del tronco alto, le braccia, per dare la spinta. Nell'handbike è obbligatorio avere due freni, uno di stazionamento e di emergenza e poi il normale freno sul manubrio, che può essere messo in questa maniera come in questo modello, oppure fisso qui sotto con delle leve. Non so se si vede, questi sono i due freni che sono, come avevo detto prima, obbligatorio. Uno praticamente che si usa sempre, che è sulla manovella, qui questo è il freno, e poi quello di emergenza o di stazionamento, che è messo indifferentemente sotto o sopra, dipende come uno vuole usarlo, per bloccare la bici, oppure nel malgrado caso si rompa il freno, si usa il secondo freno per frenare. Nell'handbike si possono fare diverse regolazioni di altezza, della camminatura delle ruote posteriori, possono essere messe in diversi gradi. Obbligatorio è la ruota da 26 davanti, di dietro si possono mettere da 20, come in questo caso, da 26 e anche da 28. Ci sono diversi modelli, quelli in carbonio, come questa che vedete qui, poi c'è in alluminio, e le caratteristiche che cambiano soprattutto su elasticità e rigidezza. L'handbike va dai 11,5 kg, possono scendere in carbonio, che l'hai in carbonio, fino al massimo 9,5 kg. Tutta la forza dell'handbike viene data dai pedivelli che sono più piccoli. A diverso del rapporto della corona, diversa è la velocità, uguale al cambio delle biciclette che si vengono adattate. Qui ci vanno appoggiate le gambe, il corpo viene disteso in questa maniera, poi metterò anche una foto dove sarò seduto nel handbike. Questa è la bici che uso per le gare, vedete qui è la mia ultima handbike, uno degli ultimi modelli. Ultimamente, come vi ho spiegato, ci sono sempre più sviluppi di aziende che progettano e costruiscono nuove handbike, grazie a Dio. Quando ho iniziato io la mia carriera di handbike c'erano soltanto 3 aziende che costruivano queste biciclette, tra virgolette. C'è una grande richiesta di questi mezzi, sta diventando uno sport sempre più popolare. Poche parole, la bici è composta così.